Quanto è importante la Marina Militare all'interno di questo contesto? La Marina Militare, diciamo che oggi ha veramente un ruolo chiave in merito a quella che è la realtà del Castello Aragonese, di quello che insomma negli ultimi anni anche a livello di visitatori, insomma di immagine sta suscitando. Tutta questa realtà parte precisamente intorno al 2003, quando comandante in capo del Dipartimento è l'ammiraglio Francesco Ricci. L'ammiraglio Francesco Ricci, grande esperto, grande intenditore di archeologia già di suo, si appassiona veramente a quella che è la storia molto antica di Taranto, no? Una storia, abbiamo delle origini spartane, quindi si appassiona veramente a tutto questo, lui non essendo tarantino di origini. No? Figuriamoci se lo fosse stato. Insomma. Ecco, quindi veramente si appassiona a tutto questo e dà il là. È lui che dà il là un progetto diciamo abbastanza semplice, tra virgolette, ma si compone di tre punti cardini fondamentali. Partiamo dal primo. Il primo è il restauro sistematico di tutti quanti gli ambienti interni del castello. Non dobbiamo dimenticare che il castello fino alle soglie degli anni 2000 era una grossa caserma, una normalissima caserma della Marina Militare, quindi un certo numero di sottufficiali, di ufficiali, ruolo truppa anche, abbastanza cospicuo anche come numero. E quindi diciamo fino a quel momento il castello era un po' visitabile. Sì. Quindi lui cosa fa? Diciamo la sistemazione, quindi il restauro sistematico di questi ambienti interni del castello, quindi ritornare alle origini. Sostanzialmente alla fine ritornare alle origini, le origini ne abbiamo parlate, quali sono. Quindi molti di questi locali che noi adesso andremo a visitare
cambiano radicalmente la loro destinazione di uso, quindi quello che potevano essere dei locali che servivano all'acquartieramento dei soldati, dei marinai, quindi non le camerate, le classiche camerate, delle stanze logistiche, quindi delle segreterie, delle officine meccaniche, officine elettriche, tutto questo scompare, anche perché aiutato in questo frattempo da quello che è stato il congelamento, no, del servizio di leva, quindi un pochettino il castello si disabita di tutte queste persone e quindi lui è stato un pochettino aiutato, facilitato in questo progetto. Secondo punto, che non è meno importante del primo, era sì, dare molta importanza, la naturale importanza a quello che è il restauro, no, del sistematico di tutta la fortezza, ma anche dare importanza a quello che è la ricerca archeologica. La ricerca archeologica, quindi in molte aree noi abbiamo scavato proprio nel piano di Calpestio per andare a ritrovare quelle che sono le antiche configurazioni del castello medievale. Del castello precedente e andando ancora più in basso abbiamo ritrovato quelle addirittura che sono dei resti di fortezze magno-greche, quindi risaliamo tra il V e il IV secolo avanti Cristo. Terzo punto, quale significato avrebbe avuto fare tutto questo senza poi darne una testimonianza tangibile, no? Come facciamo noi da qualche anno con questo servizio di visite guidate che abbracciano tutto l'arco della giornata, partiamo dalle 9 del mattino, 9 e mezza del mattino, fino addirittura negli ultimi periodi, fino alle 3 di notte. Fino alle 3 di notte. Insomma, alla fine poi i risultati ci danno ragione. Abbiamo attualmente superato abbondantemente le 200.000 visite, con delle lusinghe da tutti i visitatori. E diciamo che questo alla fine veramente ci dà. Io poi parlo in questi termini, sono abbastanza orgoglioso in tutto questo, come lo stesso lo sono i miei colleghi. Io tarantino di origine, magari sono anche di parte, però è un punto che noi ci teniamo tanto a focalizzare, specialmente anche per le visite, come informazione da dare ai visitatori, agli utenti, nel senso che tutto questo è opera della Marina Militare, anche per quanto riguarda la ristrutturazione, cioè come manovalanza, è la Marina Militare. Non parliamo, logicamente, non dobbiamo immaginare di avere centinaia di uomini al lavoro di tutto questo, ma sono delle poche persone, nella migliore delle ipotesi sono una decina di persone che si dedicano a tutto questo, divise tra la Marina Militare e gli operai civili dell'amministrazione. Va bene? Ci sono dei miei colleghi, quindi venire di giorno, venire nelle orarie, giorni lavorativi, quindi nell'orario anche lavorativo, si ha l'opportunità di vedere questi miei colleghi all'opera. Quindi loro cosa fanno? Apportano quella che è una manovalanza veramente esperta oggi, va bene? Sempre e comunque alla competenza scientifica della soprintendenza dei beni culturali, dei beni archeologici, che è sempre presente all'interno del castello. Abbiamo appunto, come dicevo prima, il dottor Giletti, che è il nostro archeologo, che cura tutti quanti, specialmente quella che è la parte degli scavi archeologici, e anche l'intervento dell'Università di Bari e di Lecce. Abbiamo un laboratorio, dove gli archeologi sono loro che poi effettivamente sono loro che dedicano il loro tempo nello studio, nella catalogazione, lavare, quindi poi sistemare all'interno di queste vetrine, di queste bacheche, tutti questi, logicamente, i più significativi. Una sorta di sinergia tra Marina Militare, Soprintendenza ed Università. Quindi diciamo questo è un punto a cui noi ci teniamo veramente tanto e insomma ce ne fa onore. Benissimo, passiamo a vedere graficamente il castello. Allora, sempre galleria meridionale, questa piccola parte che è divisa da questo da un muro moderno conserva quella che è la biblioteca dipartimentale del castello, sono libri di arte marinaresca, l'arte per la navigazione, che naturalmente oggi non sono più validi, non sono più in uso. Tutta questa parte occupava la mensa ufficiali e sottufficiali. Onore donato alla città vecchia di Taranto che è riportata in questo plastico. Questa rappresenta appunto come è fatta la città vecchia a livello strutturale e qual è la posizione del castello rispetto alla stessa. Perfetto, richiama effettivamente insomma quella che è un pochettino, no? La città vecchia, inizialmente come dicevo l'isoletta della città vecchia, quindi divisa dal ponte di Porta Napoli dalla parte a ponente, invece da questa parte con l'attuale canale navigabile il ponte girevole, ma il castello abbiamo detto che veniva sistemato in questo basso defilamento, va bene? Nel momento in cui viene ricostruita con questa nuova veste, molto più basso rispetto al vecchio castello medievale, abbiamo detto perché cambia la tecnica di guerra, diventa
diventa, no, viene costruito più basso. Il castello medievale era almeno forse anche il doppio più alto, però effettivamente con l'avvento delle armi il castello non deve più essere un facile bersaglio, va bene? Quindi viene costruito in questa maniera, cambia la forma dei torrioni, passiamo da una forma quadrangolare ad una forma circolare e quindi anche sostanziale quella che è lo spessore delle mura, va bene? Ma viene costruito quindi in questo punto proprio perché abbiamo detto qui c'era il fossato del castello, ma quella naturale depressione, no? Dove maggiormente bisognava difendere per un eventuale accesso nella parte a nord della città. Ed è sistemato in questa ultima parte della galleria, sempre galleria meridionale, che oggi ospita la sala conferenze. Se ne tengono non soltanto nel campo militare, ma anche nel campo medico, campo scientifico, ed è sempre il comando in capo del dipartimento eventualmente da dare le autorizzazioni. Adesso passiamo alla chiesetta, la chiesa del castello. Andiamo a vedere. Questa è una magnificenza, guarda, io ho fatto un'esclamazione appena sono entrato, un po' di rammarico per non averlo mai visitato prima, un po' anche per sottolineare la bellezza strutturale architettonica di questa chiesa. Questa è la chiesa dedicata a San Leonardo, sì, sempre. Dedicata a San Leonardo, benissimo. Allora, questa architettura, Donato, spettacolare. In stile rinascimentale. Beh, certo, sicuramente, stile rinascimentale, chiesa del castello dedicata, come dicevo inizialmente, dedicata a San Leonardo, ed anche questa nasce sopra un luogo di culto, sicuramente per, un luogo di culto cristiano del periodo svevo angioino, quindi periodo medievale. Va bene, quindi anche qui nasceva la vecchia chiesetta del periodo medievale, viene ricostruita almeno per quanto riguarda la prima parte, la parte del presbiterio, una cappella molto semplice negli elementi geometrici che ne fanno appunto, come dicevi giustamente, una pura espressione di arte rinascimentale. Se ne assegna la paternità della ricostruzione, della costruzione di questa cappella, come tutto quanto il fortilizio, all'architetto senese Francesco di Giorgio Martini. Non per sua mano, ma almeno per la sua scuola. Non abbiamo dei grossi documenti in merito a tutto questo, però abbiamo delle testimonianze che ci riportano a questo particolare, come ad esempio la chiesa di San Bernardino ad Urbino, dove la cupola ci riporta effettivamente allo stile di costruzione del Francesco di Giorgio, con questo particolare, vedete, della cupola che poggia direttamente sulle navate. La seconda parte invece viene allargata successivamente ad opera degli spagnoli che intorno alla metà del Cinquecento l'allargano con questa navata. E diamo insomma qualche particolarità, sì, in merito a questi monu. Ad esempio lì nella parte alto a destra lo stemma regale di re Filippo II. Tra l'altro poi è la parte bassa di quello che è lo stemma che viene salvato dalla distruzione del torrione del Sant'Angelo. Prima insomma che venisse distrutto, viene salvato e viene inquartato lì nella parte al muro.